Dottor Surace è qui a Bassano per il congresso Curiosità e Tabù in chirurgia refrattiva, il congresso della dottoressa Morselli, e ci ha parlato della SMILE. Ora, dottor Surace, che cosa ci può dire della sua esperienza con la tecnica SMILE? Ma quello che posso dire è che si tratta di una tecnica molto meno invasiva delle tecniche attualmente in uso in molti centri, e di una tecnica altamente precisa e altamente stabile nel tempo. Soprattutto l'impatto sulla lacrimazione e sulla resistenza della residua della cornea è molto più leggero e quindi è, a mio modo di vedere, in assoluto la tecnica da consigliare per persone che hanno un difetto di tipo miopico al giorno d'oggi. Dico persone con difetto di tipo miopico perché attualmente la SMILE corregge solo difetti miopici, anche se abbastanza presto arriverà anche la possibilità di correggere le ipermetropie. Quali sono i suoi criteri per selezionare i pazienti, quindi per la SMILE e in generale per la chirurgia refrattiva? Allora, i miei criteri per selezionare i pazienti di SMILE sono gli stessi che utilizzo per selezionare qualsiasi paziente di refrattiva. In più uno, tutti quei pazienti che hanno problemi di lacrimazione non perfetta, diciamo, possono fare la SMILE, mentre non possono fare altre tecniche. Per il resto, invece, io tengo sempre a sottolineare con molta precisione il fatto che non si può promettere con nessuna tecnica al mondo, e neanche con la SMILE, questi famosi 10 decimi naturali nel 100% dei casi. I 10 decimi in realtà vengono raggiunti nell'80-90% dei casi, quindi molto molto spesso, e nella maggior parte dei casi, quando non vengono raggiunti, lo vengono almeno in uno dei due occhi, per cui poi in visione binoculare i 10 decimi vengono visti. Ma non è questo l'obiettivo della chirurgia. L'obiettivo della chirurgia è l'indipendenza dagli occhiali. E l'indipendenza dagli occhiali è un concetto completamente diverso da quello dei 10 decimi. Il 10 decimi è una convenzione, è un'unità di misura. Si è stabilito che se una persona ha una determinata distanza da un ottotipo riesce a leggere delle lettere di certe dimensioni, vede 10 decimi. Ma tanto per capirci, il codice della strada prevede che una persona che veda 4 decimi per occhio ha diritto ad avere la patente senza uso obbligatorio degli occhiali, per cui già avere 4 decimi per occhio significa poter stare senza occhiali e guidare la propria automobile senza occhiali. Quindi siamo in un concetto, in un'area completamente diverso da quello di dire io voglio vedere 10 decimi naturali. Io voglio avere l'indipendenza dagli occhiali, questo è il mio principio. Bene, perché mi sembra che con la tecnica SMILE i ritrattamenti possano essere un problema. Non sono in realtà un problema perché si possono fare. Certo che siccome non possono essere fatti nella maggior parte dei casi di nuovo con la tecnica SMILE, ma bisogna ricorrere a tecniche meno evolute per fare i ritrattamenti, è frustrante dover ricorrere a una tecnica meno evoluta per correggere magari una mezza diottria di residuo che abbiamo in SMILE. Questo sì. La ringrazio, dottore. Grazie a te. E buon proseguimento del congresso.